arrivato da poco a Parigi l'aereo con a bordo il centrocampista, il talento di Manopello Marco Verratti, con lui alcuni dirigenti del Pescara, il suo procuratore. Insomma, Marco Verratti è un nuovo acquisto, il nuovo acquisto è ormai ufficiale del Paris Saint-Germain. Domani probabilmente sarà presentato alla stampa. Di questo e di tanto altro parleremo questa sera a Fuori Budget con il collega Luigi Di Marzo. Buonasera Luigi. Buonasera a voi. È un ospite particolarmente gradito, un altro collega, grazie per essere con noi a Fuori Budget. Buonasera Enrico Rocchi. Buonasera a voi, ciao Giovanni. Ciao Luigi. Partiamo subito da Marco Verratti, porterò Pescara nel cuore, queste le ultime parole prima di lasciare l'Italia. Enrico, subito un commento su questa trattativa. L'operazione più importante nella storia del calcio pescarese, perché a queste cifre mai nessun giocatore è stato ceduto e quindi è un piacere per noi abruzzesi vedere un giocatore così richiesto da un club prestigioso come il Paris Saint-Germain. Certo, fa effetto aver visto Verratti sulla pista che lo portava a Parigi. Non possiamo fare altro che augurargli tutto il bene possibile, anche perché è stato riconoscente anche nelle ultime dichiarazioni verso questa città, verso questa maglia, verso questa società. E allora non possiamo fare altro che augurare veramente di cuore il più grande in bocca al lupo a Marco Verratti. Era un'occasione che non potevo lasciarmi sfuggire, queste le parole di Marco Verratti. Luigi, parliamo un po' della trattativa, insomma, che cosa succederà domani? Domani si incontreranno ufficialmente il Paris Saint-Germain e il Pescara. C'è stato già un contatto appena l'aereo è atterrato. L'aereo è atterrato poco fa. Con il Pescara ci sono a Parigi i dirigenti, Daniele Sebastiani, l'amministratore delegato Gabriele Bankowski, c'è Daniele Dellicari e c'è anche il segretario generale del Pescara Luigi Gramenzi. Lui ha tutto il faldone in mano, tutta la documentazione che dovrà poi domani essere controfirmata e insomma messa poi agli atti. L'appuntamento è per domani mattina, però già stasera ci sono stati dei contatti. Beh, con Verratti è partita anche una bella spedizione perché c'è tutta la sua famiglia, la fidanzata e credo anche un paio di amici. Quindi una spedizione sudamericana. Di solito quando si muovono i giocatori sudamericani c'è tutto questo seguito. Verratti ha portato con sé i suoi familiari, la sua fidanzata per farli stare con lui nel giorno, probabilmente il giorno più importante finora della sua vita, un'occasione che difficilmente gli ricapiterà. Enrico parlava dell'operazione più importante dal punto di vista economico per il Pescara. Quali sono i termini di questa trattativa? Perché qualcuno parla di 11 milioni più bonus, il presidente Sebastiani parlava invece di 12 milioni di euro. Insomma, domani si troverà l'accordo definitivo o le cifre sono già note? Luigi. No, le cifre sono queste, sono quelle che ci sono. Il Pescara prenderà 12 milioni subito, però ci 12 milioni. sono anche dei bonus collegati anche al rendimento poi del ragazzo. Verratti sul contratto quinquennale ha 7 milioni di base fissa che con i premi possono fargli aumentare sensibilmente l'ingaggio. Quindi il primo anno mettiamo caso che guadagnerà 1,3, 1,4, con dei bonus possono farlo anche, può anche arrivare a 1,9, anche a 2 milioni. Chiaramente i bonus sono gli assist, i gol, le convocazioni nazionali, i minuti, l'eventuale qualificazione in Champions League, la vittoria del campionato, sono tutti premi che vengono collegati a Verratti. Attenzione perché a Verratti sembra che abbiano già trovato casa, proprio nel centro di Parigi, a pochi passi dall'Arco di Trionfo. Questa è un'iscrizione che arriva dall'equipe, dai colleghi dell'equipe, poi bisognerà vedere se sarà una soluzione adatta per Verratti. Verratti che rimarrà a Parigi ancora nei prossimi mesi con la sua fidanzata e quindi probabilmente ha già scelto il numero di maglia. Inizialmente voleva il 92, ma in Francia la numerazione arriva fino al 30. Ha chiesto il 10, ma il 10 è già occupato. Probabilmente proverà a prendere il 24. Non è ancora una cosa ufficiale, però la cosa che potrebbe sorprendere un po' tutti è che Verratti rischia di essere presentato lo stesso giorno in cui il PSG annuncerà l'acquisto di Zlatan Ibrahimovic. Insomma, una cosa non da poco. Enrico, Thiago Silva, Ibrahimovic, Lavezzi, loro hanno già Pastore, Thiago Motta, insomma, il Paris Saint-Germain degli Sheik, degli Altani, del Qatar, insomma, si Intanto candida a sembra diventare che una grande potrebbe realtà. esserci proprio domani già la presentazione Sì, di Thiago Silva, sì, sì. Verratti e Ibrahimovic, perché da Milano danno quasi per ufficiale anche Ibrahimovic. Quindi quella sarà una fotografia storica con Verratti in mezzo a Thiago Silva e Ibrahimovic. Credo poi che lui sia facilitato anche dal fatto di avere un tecnico italiano come Ancelotti, quindi non avrà problemi di lingua e Ancelotti poi potrà proteggerlo meglio, essendo giovanissimo. E anche questo è un aspetto
da non sottovalutare, perché sì, è vero che va a giocare all'estero, però avendo un tecnico italiano che lo conosce, e oltre agli altri giocatori che sono stati nel campionato italiano, sicuramente è una fortuna per lui, una fortuna in tutti i sensi, che si è meritato ovviamente. Al termine di Sampdoria-Pescara, Marco espresse insomma il desiderio di vestire ancora per un anno la maglia del Pescara. Enrico, questo lascia un po' di amarezza nei tifosi, al di là insomma dell'augurio che tutti fanno a Marco Verratti di diventare questo è un altro tipo di discorso, perché è normale che avremmo voluto avere Verratti come insigne Immobile e tutti gli altri ancora a Pescara, però sono cifre rinunciabili, quindi tutti si rendono conto che un'operazione del genere andava fatta. Forse molti avrebbero preferito averlo ancora un anno a Pescara, poi essere ceduto a un club italiano, Juve, Napoli, che sia. Però davanti a queste situazioni così urgenti non credo che non possa esserci recriminazione da parte dei tifosi. Lui fino a stamane era indeciso, perché c'è proprio un mio amico che l'ha incontrato al Bar Sborgia a Villa Raspa e ha detto: io non so se stasera parto per Parigi, perché ho ancora qualche dubbio. Quindi mettiamoci è vero. Nella testa di Verratti, che fino a oggi pomeriggio era ancora indeciso. Io non so se a quell'età molte volte si fanno dei pensieri diversi. Lui anche nell'intervista a Sky a caldo ha detto: io appena posso voglio tornare a Pescara, perché questa è la sua città, ed è stata una scelta di vita difficile per lui, quindi tornerò presto, queste le parole di Marco Verratti, che ha chiesto consigli un po' a tutti, o no Luigi, l'ultimo forse a Zanon negli ultimi giorni, oggi pranzo credo mercoledì scorso, c'è stato un pranzo mercoledì scorso al ristorante Mare Chiaro, dove Verratti chiedeva proprio lumi a Zanon, e Zanon giustamente gli ha detto: ma sei matto, accetta subito. Ma questa cosa che dice, che stava dicendo Enrico, è verissima. Verratti fino all'ultimo era indeciso, addirittura sembra che stesse per far saltare tutto, sì, che lui sì. non voleva andare a Parigi. Gli è costato anche parecchio non andare in ritiro, non incontrare il fan club a Penne, è rimasto tappato in casa, poi sabato sera è stato visto in un locale sulla costa, in una discoteca sulla a riviera. Tutti noi a 19 anni siamo stati incoscienti, quindi questo è uno stato di incoscienza dove ha avuto la fortuna di ragionare più del dovuto, perché far saltare un'operazione del genere, sì, ho sentito anche Sebastiani che diceva: se Verratti non vuole possiamo anche tenerlo qui. Credo che dentro Sebastiani sperava totalmente un sì sicuro da parte di Verratti. Allora, operazione importantissima, però con questi soldi si dovrà portare avanti il mercato del Pescara. Stroppa, già nella conferenza stampa di presentazione della squadra allo Stadio Adriatico di venerdì scorso, aveva insomma chiesto rinforzi, aveva detto sappiamo che il mercato è così in Italia, bisognerà aspettare, comunque servono almeno 5-6 elementi. E ora chiaramente si apre la totosuccessione a Verratti, perché si parla già di tanti nomi, già da tempo in verità, si è parlato di Pizarro, si è parlato di Greco, così in ordine di tempo. Luigi, come si muoverà il Pescara? Intanto tra poco ci collegheremo con l'inviato della Gazzetta dello Sport, il ritiro della Roma che si sta svolgendo a Riscone, poi la Roma domani andrà a Vienna per sfidare il Rapid. Insomma, qual è la situazione, Luigi, come si muoverà il Pescara? No, io credo che il nome caldo sia Juan Quintero. Oggi c'è stata anche una dichiarazione importante del presidente Sebastiani: stiamo chiudendo, al 90% arriva da noi, quindi insomma è una cosa importante. Il Pescara dovrebbe prendere Quintero totalmente cartellino in toto, cioè lo prenderà da solo e non col Napoli, un'operazione che supera anche i 3 milioni di euro, quindi sarà un'operazione importante. Quintero dovrebbe arrivare la prossima settimana e non questa, stando a quello che hanno fatto capire i dirigenti del Pescara. E l'altro nome che potrebbe essere sicuramente un'alternativa, cioè potrebbe arrivare ma non dovrebbe essere il titolare, è Manuel Giandonato. La notizia era stata riportata qualche giorno fa, di sabato era circolata di nuovo. Giandonato è un obiettivo del Pescara, il suo agente Silvio Pagliari, che abbiamo avuto ospite proprio venerdì se non sbaglio, sì, ne ha parlato col Pescara. Lì bisognerà trovare anche la formula, perché se si vuol fare una comproprietà, la comproprietà deve essere fatta sulla base di 1 milione di euro, non sono sicuramente pochissimi soldi o spiccioli. Su Leandro Greco ci dirà adesso Andrea Pugliese, ha un ingaggio di 700.000 euro, l'intesa con la Roma è stata trovata, adesso bisogna trovarla anche con Beppe Bozzo. Sì, però dicevi bene, scusami Giovanni, Greco non ha le stesse caratteristiche.
Io penso che lo faccia giocare più da mezzala Greco Stroppa, probabilmente, non ecco come qui, da regista. Sentiamo cosa ci dice l'inviato della Gazzetta dello Sport a Riscone, il collega Andrea Pugliese. Buonasera Andrea e benvenuto a Fuori Budget. Buonasera a tutti voi. Ciao Andrea, grazie intanto per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Parlavamo della cessione di Verratti, domani verrà ufficializzato il passaggio al Paris Saint-Germain e si parla anche del possibile successore di Verratti, si è parlato di Gian Donato, si è parlato di Pizarro, che probabilmente resterà un sogno, e si è parlato anche di Leandro Greco. Ecco, facci un po' il resoconto di questo ritiro della Roma, quando tornerà la comitiva nella capitale, poi ci sarà la tournée negli Stati Uniti, insomma che cosa succederà nei prossimi giorni? Zeman chi lascerà a Trigoria? Ma la Roma domani è a Vienna per giocare un amichevole, poi mercoledì tornerà a Roma e giovedì avrà una giornata libera, perché poi c'è una manifestazione per i tifosi, l'Open Day all'Olimpico, e venerdì ci sarà la partenza per gli Stati Uniti. Per quanto riguarda il Pescara, è chiaro che ci sono due giocatori, Pizarro e Greco, insomma, che per cui ci sono stati dei sondaggi, delle trattative. Insomma, Pizarro è francamente, penso, immagino, fuori target, perché guadagna tantissimo, sono 3,4 milioni lordi. Tra altre cose, il giocatore il prossimo anno vuole assolutamente tornare in Cile, a Valparaíso, e quindi immagino che voglia svernare, tra virgolette, a Roma. Non so se riusciranno a trovare una sistemazione come la Roma si augura. Pescara chiaramente potrebbe essere, insomma, però non so se quelle cifre sono compatibili con i budget abruzzesi. E Greco è differente. Greco guadagna, se non sbaglio, 350-700 mila euro netti. È un giocatore in uscita in questo momento, perché Zeman, sapete bene, che vuole due giocatori per ruoli già individuati. A sinistra sono Pjanic e Marchinho, a centro De Rossi e Tartidis, a destra Bradley e Florenzi, e quindi tutti i centrocampisti in più sono in esubero. Io so che c'era una trattativa avviata con l'Olympiakos, probabilmente il giocatore non si vuole muovere dall'Italia, e quindi Pescara può essere una buona soluzione. È vero che Greco ha rifiutato Verona a sponda Chievo? Sì, assolutamente sì. Greco è uno dei problemi che si è creato, stata facendo la trattativa a Bradley, diciamo per motivi personali, adesso senza entrare nei dettagli. Non voleva tornare a Verona, dove lui ha una moglie, una figlia, insomma, e ha giocato lì 4 anni fa con l'Hellas, insomma, e ha rifiutato il Chievo per questo, non per altri motivi. Il suo procuratore è Bozzo, non dovrebbe essere in Italia in queste ore, quindi bisognerà aspettare comunque il rientro di Bozzo, da quello insomma che trapela, anche se il presidente Sebastiani, che oggi pomeriggio ha incontrato Baldini proprio per portare avanti questa trattativa, ha confermato che l'accordo insomma sembra vicino. Sì, io adesso non so adesso quali sono le mosse di Bozzo, dove sia, perché sono un po' di giorni che non ci parlo, insomma, però è chiaro che è un agente che ha dei giocatori anche importanti, non solo in Italia, sì, anche se soprattutto in Italia. E se Baldini e Sebastiani comunque hanno trovato un accordo, io penso che poi alla fine Greco sono praticamente 7 giorni che non si allena qui a Riscone, fa sempre differenziato, proprio perché, diciamo, in esubero, ha capito, gli è stato detto che non rientra nei piani della Roma, e quindi è in attesa di una sistemazione. L'ultima da parte del collega Enrico Rocchi. Pugliese, buonasera. A prescindere dalle difficoltà dell'ingaggio sia di Pizarro ma anche di Greco, ritiene non che so, io non so che sì, a prescindere da queste difficoltà, come caratteristiche tecniche, ovviamente Pizarro è più vicino a Verratti, Greco ha delle caratteristiche, oltre che una posizione diversa dal Verratti che conosciamo, no? No, ma assolutamente sì. Pizarro, vi dico onestamente, secondo me è uno dei giocatori, dei centrocampisti più forti che c'è in Italia. Io continuo a considerarlo, da questo punto di vista, assolutamente uno dei giocatori al top. Non va bene in questo modulo, nel 4-3-3 Pizarro era perfetto, ad esempio nel 4-2-3-1 di Spalletti, dove giocava con De Rossi davanti alla difesa, il giocatore che, se vuole, ti sa sempre nascondere la palla, che sa distribuire bene il gioco, che ha fantasia, insomma, l'unico difetto è che tiene un pochino la palla, e quindi con Zeman non può andare bene.
Gregor sì, è differente, insomma, Gregor è uno che cerca anche a volte di sapere di provare a verticalizzare, anche se non è velocissimo, insomma, è un giocatore che non ha molto occhio sulle linee passaggio, insomma, però è un buon distributore di palloni, un giocatore tecnicamente abbastanza valido. Io penso che sia per una piazza come Pescara possa essere un buon. Quindi Pizarro resterà fermo fino a gennaio a questo punto? Ma Pizarro chiaramente se non si trova il coniglio che esce dal cilindro, insomma, io non so a chi sia disposto per Pizarro quella cifra, insomma, sono quasi 2 milioni netti. La Roma chiaramente aspetta a braccia aperte chiunque, insomma, perché non rientra nel progetto tecnico, insomma, però sono tanti soldi, ecco, bisogna inserirlo perché è un giocatore particolare, però se ti riesce ad inserirlo è un giocatore che secondo me può fare certo, anche la differenza. Certo. Grazie Andrea, va bene così, ti lasciamo alla tua cena e ti auguriamo buon lavoro. Grazie Andrea. Buon lavoro anche a voi, buon proseguo. Grazie. Insomma, Enrico, Pizarro resterà probabilmente un sogno, anche se la dirigenza del Pescara conferma questo interesse, ci proveranno fino al 31 agosto. Sì, provarci non costa nulla, però credo che... Speriamo che non ci siano difficoltà almeno ad arrivare a Greco, altrimenti qui rischiamo di perdere giorni. Beh, l'incontro c'è stato. Cioè, la cifra è alta anche per Greco. L'incontro c'è stato oggi pomeriggio, prima che i dirigenti si spostassero a Fiumicino. Però ecco, il problema è questo, che il contatto con la Roma c'è stato, l'accordo è stato trovato per il prestito col diritto di riscatto, il problema è trovare adesso l'accordo con Bozzo, quello che è il procuratore di Greco. L'avevamo detto poco fa, ce l'ha confermato anche Andrea Pugliese, Greco guadagna 700.000 euro, quindi bisogna trovare anche un accordo insomma abbastanza in fretta, perché è un ragazzo che è fuori rosa alla Roma, il Pescara ha bisogno di giocatori, siamo alla prima settimana di ritiro, iniziamo a far lavorare Stropp anche con la coperta un pochino più lunga. In ogni caso dovrà essere trovato il sostituto di Marco Verratti, anche perché Colucci era ed è forse l'alternativa a Verratti, lo ha ammesso anche Stropp durante la conferenza stampa. A proposito di Verratti, il passaporto è stato fatto, completato, anche perché il 22 sì, c'è un amichevole Chelsea-Paris Saint-Germain, insomma si inizia subito la grande, Enrico. Lo Yankee Stadium di New York. Sì, a New York. Allora, andiamo avanti con le altre trattative, Luigi, perché aggiornamenti anche per quanto riguarda gli attaccanti. Partiamo da Rosenberg, attaccante svedese del Werder Brema, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Pescara. Allora, lui dovrebbe arrivare mercoledì a Pescara, però oggi non ci sono stati aggiornamenti tra Dalin, che è il suo agente vero, il suo agente svedese che cura Rosenberg in Svezia, però tra Dalin e Simone Canovi, che è l'intermediario che sta curando la trattativa. Dovrebbe arrivare mercoledì, però non c'è ancora l'ufficialità. Io credo che mercoledì sia il giorno buono, altrimenti sarà per giovedì, calcolando che il Pescara è a Parigi, rientrerà soltanto domani sera in Italia. Mercoledì dovrà anche perfezionare anche altre situazioni di mercato. Però credo che Rosenberg, se arriva a Pescara, diventerà un giocatore del Pescara, perché portare un giocatore a conoscere una società con i due procuratori, quello italiano e quello vero, quindi Dalin, non credo che si faccia una passeggiata, a meno che non accada quello che è successo con Tariq Elionussi, che è veramente del clamoroso. Insomma, un giocatore che è venuto qui, ha fatto le visite, parte delle visite mediche, e poi non è tornato quando è stato chiamato alle armi dal Pescara, allora lì può avere anche un risvolto clamoroso. Però credo che, a meno di clamorosi colpi di scena, se qualora dovesse arrivare Rosenberg a Pescara, potrebbe diventare facilmente il nuovo attaccante del Pescara. Il Pescara comunque non depositerà il contratto in Lega di Tariq Elionussi, no. Mostrando, Enrico, insomma, eleganza in questo caso. Sì, anche se io sinceramente non ho capito qual è stato il problema. Sì, l'ingaggio che... C'è Rosenborg probabilmente dietro Elionussi, però non è una cosa ancora definitiva, cioè non è ancora certa questa cosa. Ha spiazzato un po' tutti, no? Il primo ad arrivare, il primo a sostenere le visite. Ma sono convinto che Rosenborg sia un'operazione molto più proficua. Ecco, se dovesse arrivare a Rosenberg, Enrico, potrebbe essere, no? Potrebbe segnare anche un po' un risveglio, no? Dell'entusiasmo. Sì, credo che sia l'acquisto più importante, anche se finora di acquisti non ci sono stati. Sì, Colucci, ok, ha bruscato, è un'operazione per completare l'organico. Questa di Rosenberg è la prima vera operazione delle Pescara e potrebbe cominciare
a ricreare un po' di entusiasmo, questo entusiasmo che è sopito in pochissimo tempo, ma come tradizione vuole a Pescara, si vincono i campionati e poi si rovina tutto in pochi giorni. Adesso c'è tempo per recuperare e questa operazione può ridare fiato un po' alla passione di tutti. Tanti nomi sul taccuino del DS Daniele Dellicardi, chiedo aiuto anche a Danilo Cinquino per inserire la grafica degli obiettivi, perché il Pescara cerca, lo ha messo anche Stroppa, un portiere, Luigi, un portiere di livello. Noi abbiamo inserito Carriso tra i portieri, a Rubinho manca Benassi. C'è però anche Perin. Il Pescara attende una risposta nelle prossime 24, massimo 48 ore. Che cosa succederà, Luigi? E attenderanno la risposta del Genoa, quindi sarà l'ultima, è stato fissato l'ultimatum per Perin. Questo è il chiodo fisso di Daniele Sebastiani, questo portiere, altrimenti si potrà virare su altro. Carrizo, è stato fatto anche un altro sondaggio con Lotito per capire se si può sbloccare la trattativa, altrimenti c'è Benassi, ma lì Lecce spara alto, oltre 1.200.000 euro per il cartellino. Il Pescara non vuole spendere quei soldi per un portiere di oltre 30 anni e punta a una cifra decisamente più bassa, molto molto più bassa. Però domani, diciamo che è stato fissato l'ultimatum per Perin, domani sera credo. Secondo te Enrico, Anania non offre ampie garanzie per la Serie A? Insomma, come si spiega questa mossa del Pescara? Non è che non offre le garanzie, è che non si può partire solo con Anania, si può anche iniziare con Anania, però Si giocheranno il posto, naturalmente. ci vuole un portiere che ci dia almeno un'alternativa a Anania, per l'amor di Dio, con tutto l'affetto che vogliamo avere per Anania che ci ha regalato questa grandissima stagione, credo che nessuna società partirebbe con il solo Anania titolare. È ovvio che se devi scegliere poi scegli un portiere che possa fare anche il titolare. Perin ovviamente sarebbe il top perché ha confermato anche quest'anno di essere veramente Un il giovane portiere del di futuro. gran valore, A me sì. piace molto però Benassi e darei anche quei soldi per Benassi del Lecce perché il ruolo del portiere è fondamentale. Cioè, Poi passiamo ai difensori perché il Pescara sta per chiudere per Francesco Modesto e arriverà nei prossimi giorni, magari proprio non domani o dopodomani, un centrale forte di spessore e anche di esperienza. Su Modesto, Enrico, insomma. sì, ci sta che si può contare su Modesto. Ho qualche dubbio se basta solo Modesto in prospettiva di una nuova partenza di Capuano che finora è stata sempre smentita, però non vorrei che si arrivasse ad agosto e non ci ritroviamo nemmeno Capuano. In quel caso si avrebbero ulteriori difficoltà a reperire un altro difensore esperto. Luigi, sulla difesa, per completare il discorso. Ma io credo che venerdì sera Sky Sport abbia lanciato un'importante notizia, quella di Bruno Vini, del San Paolo, questo difensore centrale di 20 anni. È un giocatore che il Napoli sta prendendo, che può girare al Pescara. Io credo che questa cosa debba essere monitorata perché, come anticipata dai colleghi di Sky Sport, è una cosa abbastanza veritiera. Ecco, se dovesse arrivare Modesto, il Pescara avrebbe quattro laterali: Zanon, Balzano, Bocchetti e Modesto. A questo punto chiusura per Alassane, A meno che credo. non vogliano prendere un altro esterno da tenere così nel ventaglio per usare perché Alassane può giocare anche come esterno alto, volendo. Però vedremo un attimino che cosa succederà. Passaporto Uvini è un classe 91, arrivo a 21 anni. italiano, quindi non Sì, è extracomunitario. un comunitario, però lì magari un po' di esperienza non Questo guasterebbe, giovane considerando che Čosić è ma giovanissimo. è fortissimo questo Fini. Non è un giocatore scarso. Non lo so, guarda, qui ci sono troppe scommesse, parliamoci chiaro, Sì, infatti. perché sta diventando una squadra con poche certezze sulla carta, perché poi è capace di avere tanti risultati positivi da questi giocatori che conosciamo e non conosciamo. Partire con troppe scommesse è rischioso, fa parte un po' di questa società, amare il rischio, amare le scommesse, d'altronde fino ai risultati hanno premiato questa società, però attenzione perché ci stiamo avvicinando a un campionato che. Attenzione, attenzione perché il Pescara, nonostante io lo ribadisco, probabilmente verrò smentito di nuovo, me lo auguro, perché questo è il gioco delle parti, però
Pescara rischia di perdere Marco Capuano, io continuo a dirlo. C'è stato un incontro in questo weekend, smentito da tutti, a Monte Carlo, in un albergo, tra l'entourage di Marco Capuano e il Monaco. In queste ore potrebbe esserci una conference call col vicepresidente del Monaco e gli agenti di Capuano. L'offerta è quella, 4 milioni e mezzo più 2 di bonus o 1 e mezzo di bonus. Il Pescara ci dovrà pensare, perché quelle cifre per un ragazzo di 21 anni che si affaccia per la prima volta alla Serie A difficilmente potrà reperirle in un'altra stagione. Pescara ci penserà seriamente. Io dico che già da domani ci saranno grossi grossi sviluppi su Marco Capuano al Monaco, e mi sbilancio anche al momento, do anche una percentuale: 60% Monaco, 40% Pescara, che potrà crescere questa percentuale, perché sabato, domenica a Monte Carlo c'è stato un incontro, questa conference call che ci sarà tra un po' potrebbe anche essere decisiva. Tra giovedì e venerdì potrebbe esserci anche l'assalto finale. Rigo, nel giro di 2-3 giorni il Pescara rischia di perdere due perle, no, del settore giovanile, però sommando il valore dei due calciatori si arriverebbe a una cifra di 20 milioni di euro circa. Insomma, anche in questo caso secondo te è difficile rinunciare? Sì, però questa non è una società che deve fare solo utili. No, no, poi saranno reinvestiti. Speriamo, appunto. Sì che siano reinvestiti, con il criterio giusto. Per questo dico che non si può, anche con ritardo, perché siamo in ritardo nella campagna acquisti, anche se le trattative sono tutte aperte, avere tante scommesse davanti, perché l'allenatore è una scommessa. Sì. Con una squadra piena di scommesse, in questo periodo dove di scommesse già se ne parla tanto, rischiamo di ecco, a proposito di scommesse, passiamo anche al reparto avanzato, perché è vero che si dice un gran bene di questi giovani trattati dal Pescara. Parlo di Munoz, 23enne del Colo Colo, parlo di Celi, che un aggiornamento su Munoz. Torna Immobile, che ha 20 inizia della serata, magari un Moriello che va già. Magari aggiornamenti, perché Andrea Bagnoli, il procuratore di Munoz, è ancora a Santiago. Sebastiani oggi pomeriggio ha rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa, siamo vicini alla chiusura e le cifre che girano sono 20. Esatte, quindi si parla di un prestito con diritto di riscatto. Vai Luigi, completa il discorso e prego Danilo Cinquino di contattare Claudio Onofri, così sentiamo cosa pensa Claudio Onofri, grande esperto di calcio non solo italiano ma soprattutto internazionale, sudamericano, ha seguito la Coppa America per Sky come opinionista. Sentiamo cosa pensa di Munoz, ma anche di Celik e Rosenberg. C'è un aggiornamento, perché alle ore 21 locali, quindi in Cile, ci sarà l'ultimo incontro tra Andrea Bagnoli e il Colo Colo. Il problema che era sorto nelle ultime ore, che stava per far saltare la trattativa, è proprio questo, che Munoz in ultima partita ha segnato. Ancora. Ha fatto gol con la nazionale e, calcolando che il suo cartellino è diviso da tre, è diviso in tre parti, dal Colo Colo, dal Wanderers e dal suo procuratore. Il Wanderers, che ha il 25% del cartellino di Munoz, ha alzato un po' le richieste che sono state soddisfatte. Andrea Bagnoli domani, quindi per noi dopodomani, si dovrà rimettere in viaggio per l'Italia e spera di tornare con Munoz in Italia. Io credo che sia difficile, a meno che questa sera non si facciano anche tutte le carte, non venga compilato il TMS per il trasferimento, però c'era questo inghippo. Quindi ripetiamo, stanotte per noi in Italia alle ore 21 in Cile ci sarà l'ultimo incontro tra Andrea Bagnoli e il Colo Colo, dove sarà presente anche Carlitos Munoz. Sempre insidioso fare trattative da quelle parti, sentiamo cosa ne pensa l'ex calciatore, ex allenatore, ora commentatore a Sky, opinionista, benvenuto a Fuori Budget e un saluto a Claudio Onofri. Buonasera a tutti voi, buonasera. Buonasera Claudio, allora parlavamo dell'imminente ingaggio di Munoz da parte del Pescara, tu che conosci praticamente il calcio in tutte le parti del mondo, di tutte le parti del mondo, cosa puoi dirci su questo attaccante classe 89 del Colo Colo? Ma è un giocatore, io purtroppo non ritorno della mia voce che mi dà un po' fastidio, comunque tornando a Munoz, è sicuramente una punta centrale con caratteristiche di rapidità, di buona tecnica, non eccezionale dal punto di vista della stazza atletica, anche se è esplosivo muscolarmente. Un giocatore che è molto bravo a prepararsi il gol con il dribbling, a scambiare con il compagno di reparto e anche con una certa dose di opportunismo, diciamo così, in area di rigore, proprio per la sua rapidità.
quindi sinceramente devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione, ecco, un classe 89 che ha già segnato diversi gol nel Colo Colo e nell'altra squadra in cui ha militato, adesso mi sfugge il nome, comunque devo dire che può far bene, proprio perché mi sembra, al di là delle misure, dell'altezza, diciamo così, un giocatore anche europeo, proprio come esplosività muscolare e anche buona tecnica. Quindi, dicevo, Claudio, escludi problemi di ambientamento nel nostro calcio? Ma da un punto di vista strettamente tattico credo di no, perché ha veramente capacità di proteggere la palla, poi quando si punta cerca sempre il primo dribbling, ha un discreto tiro, per cui mi sembra, è chiaro che la posizione in campo non è quella classica del centravanti vecchia maniera, diciamo così, non lo potrebbe essere proprio in relazione anche alle sue diciamo misure, che sono, credo sarà alto 1,75, diciamo non di più, però è un'altezza che è supportata invece diciamo così, due gambe molto molto solide, rapide, e ripeto, i piedi sono di un giocatore che comunque sa controllare la palla, la sa spostare e anche tirare in porta, quindi mi sembra un acquisto di potenzialmente perlomeno di buona qualità. Claudio, somiglia a qualche calciatore che magari già conosciamo qui in Italia? Si può fare qualche accostamento? Sì, riportandolo diciamo al discorso morfologico, il Montella della situazione, che era un giocatore che si preparava il gol anche da solo dribblando il primo uomo entrando in area con la sua velocità, ecco, questo mi sembra per esempio addirittura più esplosivo, no? Nei 30 metri ha più capacità rispetto a Montella, poi è chiaro che bisogna fare tutte le proporzioni del caso rispetto all'attuale allenatore della Fiorentina, che è stato un grande calciatore, ovviamente questo lo deve ancora dimostrare, però mi sembra che abbiano scelto un elemento, e non solo lui, perché non so se volete parlare anche di Selic, che ho visto e che conosco bene. Come no? Sì, sì. Non so se arriverà o meno. Sì, ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni, però insomma il Pescara è vicino all'acquisto di questo attaccante. Ecco, questo per esempio, se Giovanni Stroppa, che è un mio amico ed è stato anche un mio giocatore, io l'ho allenato proprio a Genoa, certo, intenderà riportarsi sulla falsariga del Pescara dell'anno scorso con un 4-3-3, ecco, Selic e Muñoz, per dire, sono complementari uno all'altro, perché Selic è un giocatore che secondo me può diventare importante, classe 90, esterno come partenza di ruolo, con grande velocità, grande esplosività, capace però di andare a raccogliere il cross che arriva dall'altra parte, e molto bravo anche di testa, quindi devo dire la verità, mi ha fatto un'impressione di completezza nei suoi fondamentali, ripeto, a 22 anni mi ha fatto veramente piacere vederlo, perché non lo conoscevo molto bene, sono andato a vedermi 2 o 3 partite. Questo è un esterno di destro, di piede, ma gioca prevalentemente a sinistra nella sua squadra, anche se usa il sinistro con una certa educazione, diciamo così, però è prevalentemente destro, quindi quando rientra con il destro è capace anche a tirare in porta, a cambiare con l'avversario, insomma, se fossero questi due attaccanti da accoppiare non sarebbe male per il Pescara. E Mervan Celik ha anche discrete doti aeree, mi dicevi, vero Claudio? Esatto. Io li ho visto fare 3 o 4 gol almeno nella sua squadra. Ricevendo il cross dalla destra, dall'esterno destro, dal terzino destro dall'altra parte, e lui tagliando il campo sul movimento della punta centrale è andato a inducare, ma attaccando come un centravanti vero. Eppure gioca prevalentemente al tema esterno, quindi ecco perché dicevo abbastanza complesso, insomma. Claudio, prima di lasciarti alle domande del collega Enrico Rocchi, l'ultimo ritratto su Rosenberg, con questi tre, almeno secondo Stroppa, sarebbe davvero un bell'attacco quello del Pescara. Ma Rosenberg è inutile che io faccia un ritratto, credo, di Marcus Rosenberg, perché Werder Bremen, Ajax, parliamo di un giocatore di assoluto livello, anche se non più giovanissimo, credo che abbia 30 anni, se non sbaglio. Questo è un giocatore, ha fatto gli europei con la sua squadra.
squadra con la Svezia, giocatore solido, ha fatto un'annata all'Ajax con 14 gol, poi quando è andato al Werder Bremen è ritornato all'Ajax, lì ha fallito un pochettino, poi 3 o 4 anni al Werder con discreti, anzi più che discreti risultati. Ecco, questo è il centravanti invece, bravo anche a proteggere la palla centralmente, a stizzicarla, a mandare in porta i due esterni che si inseriscono. Ecco, questo completerebbe alla grande questo trio d'attacco sicuramente. Enrico. Onofri, buonasera. Ecco, lei che quest'anno ha seguito gran parte del campionato di Zeman con il tridente favoloso, lei che conosce Stroppa, no? Perché è stato anche un suo giocatore, quanto è diverso questo attacco virtuale con Celik, Rosenberg e Munoz dal precedente, da Sansovini, Immobile, Insigne? Ma direi da un punto di vista strettamente tecnico e delle caratteristiche non è neanche tanto tanto diverso. Il problema è che voi lo sapete meglio di me, Zeman lavorava tutto sulla preparazione atletica, ma soprattutto sui tempi di movimento che poi venivano innescati alla grande da Verratti l'anno scorso. Sì, il problema non sono le caratteristiche dei giocatori, perché si adatterebbero perfettamente, anche se per esempio Rosenberg e questo Immobile è uno che si butta meno in profondità, vuole più palla al piede, vuole più palla alta per spizzicarla, però di fondo c'è lo spartito che uno deve conoscere alla perfezione. E in questo senso vi dico, per quello che ho potuto conoscere Giovanni Stroppa, io credo che dobbiate essere comunque fiduciosi, perché è un ragazzo intelligente che ha avuto Zeman come allenatore, ha avuto Sacchi come allenatore, ha avuto diciamo così, anche se era giovanissimo quando Sacchi allenava il Milan eccetera, comunque al di là di questo ha potuto apprendere tante nozioni da diversi buoni allenatori. Essendo un uomo intelligente, io penso che possa mettere questo bagaglio di esperienza a favore del Pescara, che ovviamente parte non con i favori del pronostico, però diciamo così, per questo campionato, nel senso che il Pescara dovrà darsela la salvezza alla grande, ma insomma la preparazione con i giocatori e l'avvento di questo giovane rampante allenatore sono gesti significativi per pensare che possa essere un'altra buona annata, insomma. Claudio, l'ultima su Stroppa, allenatore, te l'aspettavi? Insomma, raccontaci qualche aneddoto. Tu l'hai allenato nel Genoa poco più di 10 anni fa, raccontaci qualcosa. Ma guarda, l'episodio è emblematico, anche perché chi si vanta, come si dice, chi si loda si imbroda, no? Ma io non l'ho fatto per questo. Allora, noi giocammo a una partita importantissima per noi contro la Salernitana, allenata niente poco di meno che da Zeman. E loro erano quarti in classifica e noi eravamo quartissimi. Preparammo la partita anche sulle indicazioni che Giovanni Stroppa mi aveva dato, ma anche sulle mie convinzioni. E vincemmo 2-1 alla Recchi di Salerno, con Giovanni che mi diede una mano clamorosa anche in panchina. Lui giocava, era in panchina in quella partita, proprio a distribuire dei consigli, dei modi di stare in campo, perché conosceva perfettamente il modo di giocare del suo ex allenatore. E questo è un episodio che io ricorderò sempre con grande piacere. Grazie, va bene così Claudio, buon lavoro, a presto, grazie per essere venuto. Anche a voi, buonanotte a tutti, salve. Insomma, ci ha raccontato questo piccolo aneddoto. Spero che sia di buon auspicio, no? questo pensiero poi di un conoscitore del calcio, perché veramente Onofri è tra gli opinionisti più seri, più preparati. Ha un archivio di calciatori incredibile, ve lo posso assicurare. Luigi, siamo in chiusura, mancano 15 secondi, noi come al solito sforeremo di qualche minuto. Parliamo anche un po' dell'interessamento verso Pasquale Foggia, che continua. Quali sono gli sviluppi, a quando si risentiranno le parti? Foggia ha rifiutato Catania,
perché vuole soltanto Pescara. Una settimana fa Foggia ha incontrato a Cagliari, se non sbaglio, all'aeroporto, Giovanni Stroppa, che era in vacanza al Tanca Village. Per gli ultimi giorni di vacanza ha incontrato Foggia, i due si sono parlati, Foggia si è convinto di venire a Pescara. Il problema è l'ingaggio, perché Foggia guadagna più di 1 milione di euro. Mercoledì c'è un'importante riunione tra Alessandro Moggi, Marco Sommella, che sono gli agenti di Pasquale Foggia, e Claudio Lotito, con lui probabilmente ci sarà anche Iglitare. Foggia ha fatto capire che vuole Pescara, chiaramente guadagna più di 1 milione di euro. Il Pescara è disposto a mettere anche 400-500 mila euro per coprire l'ingaggio, però il resto deve essere messo dentro dalla Lazio. È un giocatore che è stato chiesto espressamente da Giovanni Stroppa, quindi è un giocatore che Stroppa vuole a tutti i costi. È un'operazione che si può fare, un'operazione calda, caldissima, anche lì la scorsa settimana ha avuto anche un'improvvisa accelerata, però poi Lotito ha bloccato tutto dicendo che ci vogliono soldi per Foggia. Foggia ha un altro anno di contratto, la soluzione migliore per il Pescara sarebbe questa: prenderlo adesso pagando parte dell'ingaggio con la collaborazione della Lazio per il restante, e poi fare un nuovo contratto a Foggia di un altro anno, quindi di spalmare il 1 milione di euro che ha su un biennale. L'operazione è calda, e il mercoledì questo incontro tra gli agenti e la Lazio potrebbe, insomma, far trovare anche una quadratura del cerchio, anche se, capendo un po' come ragiona Lotito, si potrebbe portare avanti ancora un bel po' questa trattativa con Pasquale Foggia, che Lotito è un osso duro, non è uno che lascia facilmente i soldi sul tavolo. Rico, un giocatore di discreta qualità, se l'ingaggio viene ridiscusso magari potrà dare il suo contributo, anche se quest'anno non è andato benissimo. Foggia è giocatore forse un po' discontinuo. Io so solo che il Foggia non si è iscritto, cioè Foggia si è chiuso alle spalle, non si anche la spalla, insomma, ai campionati di C1 e C2. Non è un giocatore che storica. Mi fa impazzire Pasquale Foggia, eh? Quello di qualche anno fa probabilmente sì, però ha avuto un calo nelle ultime stagioni. Se ha le motivazioni giuste, gli stimoli giusti per ritornare ad altri livelli, può fare la differenza, altrimenti possiamo anche farne a meno. Va bene così, possiamo chiudere. Grazie a Luigi Di Marzio, grazie a Enrico Rocchi, grazie a Danilo Cinquino, grazie anche agli amici di ForzaPescara.com che ci hanno seguito in diretta streaming. Ci vediamo domani sera, ore 22:15, sulla TV dell'Adriatico.